Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio su MLB The Show 18. Cosa succede? Siamo passati finalmente di categoria, quindi siamo ai Rainiers e siamo già nella seconda parte della stagione, quindi probabilmente dobbiamo qualificarci anche ai playoff. Vediamo un po' come andrà questa stagione, lo vedremo probabilmente dopo queste prime partite. Con i Rainiers andremo a vedere un attimo la classifica. Ovvio che ragazzi non sarò più al primo posto nei league leaders, nei migliori giocatori, ma credo che non potrò più partecipare alla classifica perché sono arrivato a metà stagione. Credo che funzioni così. Comunque partiamo in difesa. Spero ovviamente di non fare cavolate subito. Anche se ci sono 0 out e quindi 0 uomini in base, l'unica cosa che devo fare è eliminare il battitore, quindi dovrebbe essere fattibile. Opla! E via il battitore. Eccolo qua, Miracle. Cavoli, peccato perché ha anche gli occhiali. È un bel figo in questo momento, però non lo inquadrano. Lo vedremo dopo. Eccolo qua. 500, come potete vedere, ma non è fattibile. A meno che poi non ci valutano dopo un tot, capite? Abbiamo cambiato tutto, colori della maglia, tutto quanto. Boom! No, era buona. Anche se era curva, secondo me non era male. Infatti mi dice buona visione sul piatto, ma non l'ho colpita bene. Peccato. Eh no, invece. Eh no, ho anticipato troppo. È sempre alta. Sempre alta. Dai, ma dai che era buonissima, cioè è tutto perfetto, la battuta, il contact, si sente tutto bene, tranne, perché si sente anche quando batti bene la pallina, si sente dal rumore, eppure niente ragazzi, niente. Brutte figure per ora, per Miracle, anche se siamo in vantaggio, 4-1, però sicuramente brutte figure per ora. Queste ball. Ed è un fuoricampo, signori! Ed è un fuoricampo! Eravamo in 3, quindi io sul piatto e altri 2. E quindi ce ne andiamo, ragazzi. Ah no, stavamo perdendo, ragazzi, 4. Cavoliacis! Abbiamo pareggiato, quindi. Perché ho visto 4? Ah, perché ho visto Ren e credevo fossimo noi. No, noi siamo... Eh no, noi siamo i Tacoma, in teoria. Grandissimo fuoricampo qui. Perfetto. Ancora la battuta, ragazzi. Dobbiamo stare molto concentrati qui perché possiamo portare alla vittoria la squadra. Difficilissimo, ma... Oh! Non ci credo! Non ci credo! Un altro home run! E siamo 7-5! È incredibile! È incredibile! È grandissimo! Oh, poi non fai mai fuori campo e poi ti capita la partita dove ne fai 2 o 3. È devastante questa cosa. Grande. Boom! Grandissimo. Tutta l'immagine col volto di Alex Miracle che porta la sua squadra alla vittoria. Porta la sua squadra alla vittoria. Eravamo al 7° inning in questo fuoricampo e adesso vediamo un po' alla fine che cosa è successo, no? Quindi proprio 7-5 finita, quindi proprio grazie al mio ultimo home run siamo riusciti a vincere la partita. E adesso ci troviamo
nella seconda sfida. Vediamo un po'. Non esageriamo, eh. Cazzo, sembrava alta. Bravo. Dai, continuiamo così. Intanto ho un boost per le statistiche, quindi ogni volta che azzecco qualcosa è praticamente raddoppiato il guadagno di esperienza. E quindi è molto importante anche questa cosa qui dei ball, perché aumenta la disciplina al piatto. No, era buona. Allora, se era un pelino più alta, questa ci faceva guadagnare tutto, ragazzi, perché andava proprio nell'angolino. Ancora in difesa. Se qua riusciamo a fare un double, è buono. Dai, visto l'erroraccio di prima. Oh, vabbè, dai, non ce la farà mai. Oh, cavolacci, però quello lì l'abbiamo eliminato. Dai, abbiamo fatto la scelta giusta comunque. Sta andando tutto a difese, 7-1 per loro. Probabilmente questa è la classica partita già scontata da perdere. E dove dobbiamo probabilmente migliorarci molto in difesa. Attenzione, perché doppia eliminazione, perfetto. Grandissimi. Ancora qui, pronto a guadagnare almeno una base. E vabbè, però, dai, le prendono tutte al volo. Ok, ragazzi, ok, è andata così oggi. Qua ho sbagliato tutto, era un ball evidentissimo. Era un ball evidentissimo. La fretta di fare le cose, porca miseria. In questo gioco, ragazzi, la fretta è veramente è una pessima consigliera, eh. Detto così sembra un consiglio di quelli storici, ma in realtà non lo è. Uno. No, peccato. Vado ancora io, questa volta siamo in vantaggio 3-1, vediamo un po' come me la cavo. Sto facendo veramente cavolate su cavolate, eh. Dai, riprendiamoci un attimo sta situazione. Vai, corri, fregati. Così, doppia. Dai. Ragazzi, sono in un attimo di poca concentrazione, devo ammetterlo. E qui quando ti scappa via la concentrazione è finita. Questa era perfetta per me. Questa era perfetta per me. Vedete che conta tutto, ragazzi, la concentrazione di tutto quanto. Questa era perfetta per me. E anche questa. Dai con sta mina. Così, porca miseria. Due me ne faccio. Dai, corri, Alex. Non fermarti, grandissimo. Dai. Così. Sì. Sì. Due punti abbiamo fatto, ragazzi, eh? Con questa battuta buona. E ci siamo ancora noi, perché io ci sono, eh? 5-2 per noi. Il primo andato. Abbiamo ancora due possibilità comunque, eh? Questo vuol dire che ci sono ancora due battitori da eliminare.
E infatti ne sono stati eliminati già due, manca l'ultimo, perfetto. Vediamo un po'. Tre ball, uno strike. Quindi in teoria potremmo fare bene. Bravissimo. Vai, 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 tanto è inutile. Sì, è buono, è buono, è buono. Lui ha guadagnato due basi e io ho fatto il punto, perfetto. Peccato che non ci fanno vedere cosa succede in campo mentre corro. Ho provato a girare la camera, ma niente, vediamo cosa è successo. Ha toccato il muretto, che figata! Non è riuscito a prenderla al volo. Infatti stavo dicendo, ma questa era facile da prendere al volo, scusa. Intanto anche loro però possono fare tre punti qui, a meno che non gliene eliminiamo due, quindi proviamo la double. Dai, 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 passamela, brother. E ormai. Forse uno l'abbiamo eliminato, sì. 6 a 3 però. E l'abbiamo portata a casa, non ci sono state più azioni determinanti e abbiamo portato a casa anche questa sfida. Qua abbiamo un grosso problema, ragazzi. A parte che ha 35 anni, quindi può essere che il gioco lo porti al ritiro, ma questo non lo sappiamo perché nel baseball la longevità può essere più alta. Però è sicuramente un giocatore molto forte, ragazzi. Ha partecipato a 8 All-Star Game, se non sbaglio, e è veramente ottimo, ottimo, ottimo come giocatore. Quindi, boh. Se non mi sbaglio, anche ha vinto un home run derby. Non mi ricordo in che anno, ma ha vinto anche un home run derby. Quindi, cioè, non è facile rubargli il posto, al nostro Robinson. Bene, ragazzi, anche questo episodio si conclude qui. Ovviamente stiamo andando bene, ma le stagioni sono veramente lunghissime. Quindi, ora che arrivo in MLB, ora che finisce questa stagione, ce ne saranno delle belle, quindi giocherò anche un po' off registrazione. Magari cercherò di buttare anche qualche situazione in live, ma la vedo difficile perché se poi arriva qualche occasione importante in live, molti se la perdono. Però vabbè, poi potrei gestirmela io. Però, ragazzi, continuate a seguire la serie perché secondo me ci sono buone possibilità quest'anno di arrivare in MLB e non mi è mai successo negli altri anni, se non mi ricordo male. Quindi sarebbe veramente fighissimo farcela quest'anno. Ci vediamo nel prossimo episodio. Bella!